Buon pomeriggio a tutti da Gioia Emilia Romagna e da Sauro, buon pomeriggio. allora, la puntata di oggi, come titolo, ha il denaro, questo sconosciuto, che diciamo che è un inizio di una serie di puntate che le possiamo intitolare Unione di puntini. Uniamo i puntini. Uniamo i puntini. Uniamo i puntini. Ok, allora, però prima di partire e dare la parola a Sauro, voglio leggervi un discorso che ho scritto sempre qui io questa mattina. Ok? Allora, perché lo Stato italiano non è più stato con questi politici e questa politica? Questo titolo potrebbe diventare il titolo anche di una rubrica settimanale. Di esempi da raccontare che avvalorano questa affermazione sono tanti. È grave per il futuro dell'Italia pensare che lo Stato italiano non esista più e al suo posto si ponga una dirigenza autoeletta che dà ordini come fossero verità assolute, inconfutabili, incontrastabili e incontestabili. Non ci deve essere il contraddittorio, l'altra versione, l'altro ragionamento. Non è forse questa tirannia? Perché, per esempio, Draghi, capo del governo non eletto ma messo lì dalla nomenclatura dell'alta finanza, non condivide, scusate, parla a nome di tutti gli italiani? Io, ma molte altre persone non condividono la maggior parte delle cose che dice e che ci fa fare con decreti ogni 3 o 4 giorni. Ma c'è una verità, purtroppo, che Draghi mi potrebbe contestare, mi potrebbe dire: ma io ho la maggior parte degli italiani dalla mia parte. Certo, può essere vero, ma questo appoggio degli italiani è dovuto a ragionamenti, a una scelta consapevole o è dovuta ad una continua informazione ripetitiva senza contraddittorio? Per raggiungere questo atteggiamento così passivo è da anni che, per esempio, l'istruzione pubblica non è più in grado di preparare giovani capaci a ragionare e a discernere tra le cose giuste e le cose sbagliate. Lo vediamo nei fatti. Non esistono più movimenti giovanili che sono stati importanti nel passato per influenzare in positivo la politica italiana. La scuola, tra l'altro, soprattutto ora con l'emergenza Covid, invece di condividere, separa con la scuola in DAD, con le mascherine, con i vaccinati e i non, e con letture di testi scolastici che danno un'impronta condizionata ed indirizzata a quello che vuole il potere. Come sono i giovani d'oggi? Facciamo un esempio che ognuno di noi può percepire con orecchio tutti i giorni attraverso le migliaia di telefonate dei call center che riceviamo. Giovani che si devono adattare a questo sistema dove vengono pagati non adeguatamente, io direi sottopagati, e che devono fare contratti telefonici anche in maniera poco corretta, raccontando mezze verità, per stare dentro a questo sistema per avere un lavoro ed una paga. Guai a lamentarsi, tanto c'è la fila dei giovani che hanno bisogno di lavorare, quindi sostituirli è facile. Istruiti a questi sistemi che io chiamerei truffaldini, perché si viene chiamati e poi si rischia di attivare contratti che manco ti sei accorto, perché giocano sul fatto che ti danno l'illusione di risparmiare e così, se non sei un po' pronto, ti trovi ad avere attivato qualcosa che non ti sei neanche accorto. Ma qui, di chi è la colpa? La colpa per noi è facile da darla a questi ragazzi o ragazze,
ma è il sistema del padrone che indirizza a questo modo superandi, che istruisce al metodo così molto poco chiaro. Negli anni 60 fino, penso io, alla fine degli anni 90, i giovani difficilmente l'avrebbero accettato di fare un lavoro come questo, sia per il trattamento lavorativo, sia per la disonestà che l'operatore deve praticare per portare a casa uno stipendio più corposo. La stessa società, lo stesso Stato non avrebbe permesso questo sistema lavorativo. Ecco perché ho intitolato questo articolo «Lo Stato non fa più lo Stato con questi politici e questa politica». Vero, è vero. Allora, oggi il titolo appunto della puntata è «Il denaro, questo sconosciuto». Questo sconosciuto. Vai, Sauro. Allora, quello che vi ha anticipato prima Sabina, da oggi inizieremo, diciamo, un piccolo ciclo, appunto, intitolato «Uniamo i puntini». Uniamo i puntini, i puntini possono essere intesi come ognuno di noi, ogni persona che rappresenta il popolo, siamo tanti puntini che messi assieme formiamo un'unità, e diciamo anche quando fate quei giochetti sulle settimane enigmistiche, quelle cose lì, che vedete un sacco di puntini, un sacco di cose che non dicono niente, poi cominciando a tracciare, a seguire la rotta giusta, si riesce a comprendere la figura che è celata sotto. Quindi diciamo il nostro intento è appunto quello di iniziare questo ciclo spiegando alcune cose che nessuno spiega o che volutamente si tengono un pochino occultate, per cercare appunto di dare forma a tutti questi puntini informi. Allora, il denaro, questo sconosciuto. Allora, quanti di voi avrete tutti i giorni usate denaro di diversi tipi e probabilmente non ci fate neanche caso, perché magari andate al bar, pagate con le monetine, o prendete il caffè, pagate con 5 euro, oppure andate a fare un altro acquisto, strisciate una carta di credito, eccetera, eccetera. Quindi usate già, pagando con le monetine o pagando con la carta moneta, è diverso, ad esempio, che pagare con una carta di credito, perché con la carta di credito pagate con denaro elettronico, mentre invece quando pagate con le monetine pagate, diciamo, con banconote, con valuta reale. Quindi già bisogna cominciare a capire che cosa vuol dire pagare in un modo e che cosa vuol dire transare o pagare nell'altro modo. Allora, io adesso iniziamo, diciamo, questo ciclo facendo un pochino una breve storia di come è nato, diciamo, il denaro moderno, chiamiamolo così, perché anche nell'antichità, e parlo di 5-6 mila anni fa, il denaro è sempre esistito. Ad esempio, nel regno di Hammurabi si usavano degli scarabei di terracotta, venivano scambiati questi scarabei di terracotta e venivano utilizzati come denaro. In altre popolazioni, ad esempio dei Caraibi, si usavano delle conchiglie naturali di colore bluastro azzurro, e quindi quelle fungevano da denaro. Quindi che cosa voglio dirvi? In età romana ma anche prima si usavano le monete metalliche di bronzo, di vari materiali, cioè tutto può essere utilizzato come denaro, perché praticamente il denaro, voi dovete capire che è una convenzione. Quindi il primo principio da comprendere è che quello che chiamiamo denaro, i soldi, i bayok, chiamateli come volete, non sono il valore, sono soltanto una convenzione e un mezzo per scambiarsi beni e servizi. Non sono il valore, sono la misura del valore e il valore della misura. Faccio un esempio più pratico per far capire, così ci capiamo meglio. Se voi dovete misurare, non so, la lunghezza di questo lato di questo libro, cosa fate? Prendete un righello, prendete un metro. Il metro è il valore della misura e la misura del valore. Il metro in quel caso funge
fa la funzione come il denaro, è un mezzo. Perché se voi volete sapere quanto è lungo questo lato del libro, dovete prendere un metro o un righello tarato su un metro, prendere e misurare. Voi potete dire questo è lungo 20 centimetri, lungo 18 centimetri, ma basta. Non è che il metro ha valore, il valore ce l'ha questa misura. Quando voi andate a comprare una penna e la pagate, faccio un esempio, 2 euro. Il valore non sono i 2 euro, il valore è la penna, perché con la moneta da 2 euro non scrivete, scrivete con questa. Questo è il vero valore. Cioè, cerchiamo di capirlo questo concetto, perché purtroppo nei secoli dei secoli dei secoli una certa elite ha sempre fatto credere alle masse tenute nell'ignoranza di questi meccanismi che il denaro è il valore e questo invece, boh, questa è una cosa così. Il vero valore è il denaro? No, invece questo è il valore. Questo inteso, diciamo, come prodotto, come merce, ma può essere anche un servizio, può essere il denaro è soltanto una misura, un mezzo per acquistare questo prodotto o questo servizio. Capite? Quindi, quando si dedica una vita ad accumulare denaro, praticamente si dedica una vita ad accumulare il nulla. Adesso qualcuno dirà, ma cosa stai dicendo? Sto dicendo quello che è, perché se voi andate a vedere che cosa dicono realmente nei consessi un po' oscuri, le elite, ragionano così, perché quello è, avete capito? Cioè il denaro è soltanto un mezzo. Allora io l'altra volta vi avevo detto, vi voglio spiegare brevemente come fa a scomparire il denaro quando voi utilizzate la carta di credito. È semplicissimo, molto più semplice di quello che voi possiate immaginare. E però quello che mi preme sottolineare è che questa scomparsa di potere d'acquisto è a discapito vostro e di chi accetta la transazione e a vantaggio di chi invece controlla il denaro. Come fa a scomparire? Molto semplice, facciamo due esempi. Diciamo che voi dovete andare a comprare questa penna qui. Se io vado in cartoleria, vado a comprare questa penna qui e dico quanto costa questa penna qui? Costa 2 euro. Benissimo, io prendo una moneta da 2 euro, la do al negoziante, il negoziante mi dà la penna, siamo tutti e due contenti e transati, io esco e lui è contento perché ha fatto la sua vendita. Quei 2 euro lì praticamente mantengono il loro valore, perché se quel negoziante lì andrà a comprare un altro prodotto, pagherà con quella moneta che varrà sempre 2 euro. Facciamo finta invece che io vada a comprare questa penna e non la paghi con la moneta, ma la paghi con la carta di credito. Che cosa succede? Che io striscio la mia carta di credito, compare una transazione di 2 euro, ma quello che arriva come, diciamo, incasso reale al negoziante, adesso per molti magari sembrano anche sciocchezze, ma parlo diciamo ai più che non sono dentro questi meccanismi. Che cosa succede? Che la banca che diciamo detiene la gestione di quella carta di credito, il circuito di quelle carte di credito, che sia Bancomat, che sia Visa, quello che vi pare, una carta di credito, tratterrà una parte. Quindi vuol dire che io, cliente, ho pagato questo prodotto 2 euro, ma al negoziante netto magari sarà, faccio un esempio, la butto là, 1,95. Quindi, quando io invece, se io avessi pagato con la moneta da 2 euro, il negoziante avrebbe venduto questo prodotto e incassato esattamente 2 euro. Ma se io invece pago con la carta di credito, lui realmente incassa 1,95. Poi tenete conto che maggiore è l'importo e maggiore è la trattenuta perché va in percentuale la transazione. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il negoziante, quando a sua volta col suo incasso, col suo ricavo del suo lavoro, andrà ad acquistare degli altri prodotti, non avrà la potenzialità che gli è data dalla carta moneta o dalla moneta, ma avrà, diciamo, una detrazione dovuta al fatto che chi gestisce la carta ha fatto una trattenuta. Adesso voi dovete pensare una cosa: io ho comprato una penna, provate a pensare quanti milioni e milioni di transazioni sono state fatte oggi. Che ore sono? Sono le 2:30, le 2:15. Da questa mattina, partiamo dalla mezzanotte di oggi.
arrivare adesso che sono le 2:30 del pomeriggio, pensate già a quanti milioni, e pensate ad arrivare alla mezzanotte di questa sera, quanti milioni di transazioni vengono fatte con la carta di credito. A 5 centesimi, a 10 centesimi ogni transazione, tutti i giorni spariscono milioni e milioni di euro, che non rimangono più nel circuito economico e quindi per poter essere scambiati, ma vanno a finire dentro ai conteggi delle banche, le quali praticamente congelano queste cose qua. Avete capito? Quindi, man mano che scompare moneta, man mano che scompare potere d'acquisto, l'economia si contrae sempre di più. Questo qui fa parte, diciamo, delle armi silenziose che sembrano innocue, ma quando comincia tutti i giorni, una settimana, un mese, anni, 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 a scomparire a 5 centesimi, a 10 centesimi, voi capite che meno denaro c'è in giro, meno possibilità di acquisto. Lo capite perché ci stiamo impoverendo? Sembrava impossibile, impoverirsi utilizzando una carta di credito, eppure ci si impoverisce. In più, perché ad esempio adesso vogliono mettere l'euro digitale e vogliono introdurre allo stesso contempo anche il dollaro digitale? Perché, guardate, vi faccio vedere, ve l'ho fatto vedere ancora, se voi prendete un prodotto, adesso non facciamo vedere la marca perché non ha importanza, lo vedete quello lì? Quello lì praticamente è il codice a barre. Attraverso il codice a barre, chi gestisce tutti i dati, perché l'informatica è proprio informazione di dati, bit, gestisce anche, diciamo, la visione degli acquisti. Quindi che cosa acquistano le famiglie, che cosa acquisti tu singolarmente, che cosa acquista una società, una provincia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il mercato, poi adesso oggi non l'ho portato, ma la prossima volta vi farò vedere qualche cosa di un report che viene da quei consessi un po' oscuri, che da decenni attraverso i codici a barre si controlla il mercato, e il mercato praticamente è completamente gestibile, e queste elite lo fanno andare dove vogliono. La prossima volta vi parlerò di quelli che sono gli shock economici, gli shock finanziari. Guardate che ne stiamo subendo uno tutti i giorni. L'aumento della benzina, l'aumento dei carburanti, è considerato uno, diciamo, dei migliori shock attuabili da parte dell'elite. Perché a seconda di come si comporta il pubblico, quando viene immesso questo shock, loro riescono a indirizzare gli acquisti. Sembra impossibile, la prossima volta ve lo spiego meglio. Però, allora, facciamo un passettino indietro, capiamo il denaro, diciamo, nell'età moderna, perché abbiamo detto che, diciamo, anche già migliaia di anni fa si usavano le conchiglie, gli scarabei, i sassi, si usava di tutto il denaro perché è una convenzione. Allora, voi dovete sapere che agli inizi del 1300, diciamo, che cosa è successo? Successe che chi faceva commercio, i commercianti, voi sapete che erano, quando dovevano fare degli acquisti anche, diciamo, cospicui, giravano con le casse, con le monete d'argento, d'oro, di rame, quel clero. Si dovevano attraversare boschi, foreste, viaggi erano lunghi, impervi, ci potevano essere i briganti, gli assassini, i ladroni, c'era di tutto. Bene, che cosa hanno pensato di fare? A un certo punto è successo questo, le prime ancora non si chiamavano banche, dopo sono diventate banche, ma all'inizio questi mercanti lasciavano il loro oro, i loro depositi, nelle gioiellerie. E i gioiellieri gli facevano un favore, glieli tenevano gratis. Perché le gioiellerie? Perché i gioiellieri già a quel tempo avevano le casseforti e avevano, diciamo, anche delle guardie armate a guardia protezione di quelli che erano i gioielli, che era l'oro, che erano le gemme, che erano quelle cose lì. Poi che cosa è successo? È successo che si è sparsa la voce e venivano praticamente emesse delle note, nel senso, non so, io lasciavo, faccio un esempio, 100 monete d'oro presso quella gioielleria, quel gioielliere mi rilasciava uno scritto che diceva: il signor tal dei tali ha depositato presso di me 100 monete d'oro,
Quindi questo documento che lui ha in mano vale 100 monete d'oro, quindi per l'acquisto, eccetera, eccetera, garantisco io, perché erano chiaramente gioiellieri conosciuti, eccetera, eccetera. Quindi facevano da garanti e lo facevano gratis. Poi col tempo hanno visto che poteva diventare un lavoro e sono diventati dei banchi. Dopo arriviamo anche alla parola più moderna, banchi. Che cosa succedeva? Che non facevano più i gioiellieri, praticamente avevano la milizia a protezione, diciamo, dell'oro, dell'argento, oro, argento, monete depositate, quello che era, e rilasciavano delle note di banco, che sono diventate banconote. La parola banconote viene da quegli anni là. Noi italiani siamo stati i primi a inventare le banche, noi siamo sempre i primi a inventare tutto, anche le puttanate, ma siamo sempre in testa a tutto, perché noi siamo geni a 360 gradi, anche a fotterci da soli, ma noi abbiamo inventato tutto. Ecco perché l'Italia è particolare, ma fin dalla notte dei tempi. Quindi note di banco che sono diventate banconote. Ma questi banchieri che cosa hanno imparato? Hanno imparato che quando i mercanti lasciavano le casse di oro nei loro depositi, preferivano usare le note di banco per i loro commerci perché erano molto più comode, quindi erano al riparo, diciamo, di briganti, di ladri, di malfattori, eccetera, eccetera, perché una nota di banco era molto più, diciamo, nascondibile o occultabile, eccetera, eccetera, ed era più comoda, era più leggera, era più, anziché portarsi dietro le casse d'oro che pesavano. Quindi lasciavano in deposito anche per mesi, per anni, le casse di oro o di argento presso questi banchi, che poi sono diventate banche, sono diventate. I banchieri, dacci oggi, dacci domani, si sono un pochino, come si dice in Romagna, adongiati, diventati furbi, hanno detto, ma questi qui praticamente non vengono mai a ritirare il loro oro, utilizzano sempre le note di banco che noi rilasciamo, che gli garantiamo perché è il loro oro qua, e ci sono state altre persone che hanno incominciato a dire al banchiere: ma visto che tu hai tutto quest'oro, ma perché non me ne presti un po'? Tanto il proprietario non viene mai a prenderlo, e anche se dovesse venire, non è che te l'ha depositato uno solo, te l'hanno depositato in tanti. Quindi, se un giorno venisse a richiederti quelle 100 monete, tu le 100 monete da ridargli le hai, e quindi lui sarebbe a posto. Gli altri tanto non vengono mai, prestami qualche cosa anche a me per poter fare i miei affari. Ora il banchiere ci ha pensato 3 secondi e ha detto: è una buona idea, te le presto, ma ti chiedo un interesse, ti chiedo un profitto. E lì è iniziata quella parola che si chiama usura. Allora, sempre facendo, diciamo, degli accenni storici, dovete sapere che in quel periodo lì, se non mi credete, potete documentarvi, ci sono i documenti, ci sono gli scritti, c'è tutto. La Chiesa scomunicava chi praticava l'usura. Quindi il lavoro del banchiere, che adesso sapete già che cravatta, i numeri uno, perché noi siamo quelli numeri uno, una volta, quando la Chiesa era un po' più seria di quella che è adesso, praticamente scomunicava chi praticava l'usura. Quindi il lavoro del banchiere era un lavoro da fare un pochino sotto traccia, perché non era ben visto, perché fare l'usuraio voleva dire praticamente campare sulle spalle degli altri. Adesso è la stessa cosa, però adesso li osanniamo, li facciamo anche presidenti del consiglio, mentre invece una volta molto più intelligentemente, poi vi chiederò, erano più stupidi nel 1300, nel Medioevo, o siamo più stupidi adesso che li portiamo così sul palmo della mano, quando invece una volta dicevano: tu banchiere, però stammi lontano perché sei un usuraio. Perché questa cosa dell'usura c'è anche oggi. Forse qualcuno di voi avrà sentito parlare del signoraggio bancario, ma il signoraggio bancario è uno, diciamo, dei grossi problemi, ma diciamo l'usura gli è sorella. Sono due cose diverse, ma diciamo concorrono comunque al monopolio a controllare il popolo. Quindi quello che vi voglio, diciamo, portare a ragionare è che
il vero valore, quello che ci hanno sempre messo in testa e che purtroppo la maggior parte della gente pensa, che il denaro sia il valore. Il denaro, ficcatevelo in testa, è soltanto un mezzo, è soltanto un'unità di misura convenzionale. Tant'è vero che noi, ad esempio, qua in Europa, prima avevamo le lire in Italia, adesso abbiamo l'euro, in America hanno il dollaro. Quindi già due monete diverse. In Russia hanno il rublo, in Cina hanno lo yuan, in Giappone hanno lo yen. Quindi vedete, le monete possono essere chiamate in tutti i modi, fatte in tutti i modi, colorate in tutti i modi, ma quello che conta è che se quella comunità la accetta come convenzione, quello diventa denaro. Diventa. Cioè, potremmo anche scambiarci le penne, mica niente. Potremmo dire che questa penna qui ha un valore X e questo, con questo valore X posso comprare 3 caffè, 2 uova, un pomodoro. Avete, è la stessa cosa. Tutto è denaro. Quindi il vero valore non è il denaro. Il vero valore è il prodotto o il servizio che quella convenzione può acquistare. E questo succede anche per il vostro lavoro, ve l'ho spiegato ancora, no? Cioè, attraverso questa convenzione si comprano il vostro tempo e voi date il lavoro attraverso il vostro tempo e siete, diciamo, contropartiti da una quantità di denaro che vi permette di scambiarlo con altri prodotti e servizi. Ma il valore non è il denaro, il valore è il vostro lavoro, il valore è un prodotto, il valore è un servizio. Cioè, io adesso spero di essere stato chiaro, di essere stato chiaro. Adesso vi faccio vedere dopo, se volete fare qualche domanda. Mio. Allora, io vi faccio vedere una cosa. In incontri precedenti sulla Costituzione, Sabina, ti ricorderai che io dissi che, soprattutto nella parte economica, la nostra Costituzione è una Costituzione di stampo keynesiano. Sì. Allora, John Maynard Keynes, che è stato il più grande economista, e questo qui è risaputo, ha partecipato, voi sapete che l'Italia ha partecipato a 2 guerre, adesso stiamo partecipando anche alla terza perché abbiamo quelli bravi, ma così, cioè, no. Ma cioè, la prima guerra mondiale, noi abbiamo partecipato alla prima guerra mondiale ed è una delle poche guerre, anzi forse l'unica guerra che abbiamo vinto, perché noi la prima guerra mondiale l'abbiamo vinta. Allora l'Italia, la Francia, l'Inghilterra e poi di conseguenza anche gli Stati Uniti, che entrano sempre dentro come nei film all'americana quando la polizia arriva dopo, no? Che sembra quella che vince tutto, ma sono già gli altri eroi che hanno già spianato la strada, loro arrivano come i vincitori, no? Perché lo schema è sempre quello lì, no? Quando a Versailles sono stati fatti gli accordi di pace contro, diciamo, l'impero austro-ungarico, contro la Germania in particolare, sono stati fatti questi accordi e Keynes rappresentava assieme a Lord Lloyd l'Inghilterra, che era un altro dei vincitori, per stabilire quelle che dovevano essere le sanzioni alla Germania, quelle che dovevano essere, diciamo, le divisioni, eccetera, eccetera. Stavo spiegando prima a Sabina, che dopo poco tempo, poche settimane, si è accorto che praticamente stavano preparando il terreno per la seconda guerra mondiale. E lui, da quel momento lì, uscì dalle trattative, se ne tornò a Londra e scrisse praticamente alla regina, scrisse questa cosa qui, guardate, questo libro, che io ve lo consiglio, lo trovate in libreria, lo trovate, e praticamente è le conseguenze economiche della pace. Cioè lui in questo libro spiega, ma guardate che questo è attuale tutt'oggi, per ottenere quella pace, che non era una pace, era diciamo un preludio alla nuova guerra, sono state fatte delle cose non solo contro la Germania, ma anche diciamo contro i popoli europei, proprio per disequilibrare l'Europa, o quella che doveva essere l'Europa, che ha praticamente portato alla seconda guerra mondiale, ha portato alla nascita del nazismo, anzi prima del fascismo, perché è nato prima il fascismo, al comunismo e al nazismo. 3 risposte sbagliate a questi sistemi qua, perché questi sistemi qua, se voi
se voi volete prendere la briga di leggerlo, vi spiega per filo e per segno come questi governanti che hanno partecipato a questi accordi di pace abbiano solo pensato all'economia, alla finanza, senza pensare che in Europa soprattutto c'erano i popoli, carne e sangue. È chiaro? Perché quando si parla di prodotti finanziari non si pensa mai che vanno a ricadere su qualcuno o su qualcun altro e questo qui soffre o di più o di meno, fa la fame o non fa la fame. Quindi si fanno questi qui asettici e poi alla fine ricadono sui popoli gli accordi. Quindi questo è un libro che vi consiglio. Poi ve ne faccio vedere un altro. Dopo se volete fare qualche domanda, guardate. Siccome se avrete sentito parlare in questi anni di quella famiglia di banchieri in amberone, no? Si chiamano Rothschild. Poi ci sono i Rockefeller, eccetera, eccetera, no? Con cui sono, perché sono tutti imparentati, Warburg, Oppenheimer. Bene, io vi consiglio anche la lettura di questo libro qui, che è molto documentato, così potrete capire. Questo fa la storia da quando è nata, diciamo, non tanto la famiglia Rothschild, ma nati come banchieri, che cosa, perché le filiali delle banche si chiamano filiali? Perché questa cosa l'ha inventata John Mayer Amschel, Rothschild, eccetera, eccetera. Ve lo consiglio perché vi apre gli occhi su quella che è la finanza moderna. Ve lo consiglio. Se vogliono fare qualche domanda, se no La faccio dopo. io, ma i Rothschild sono ebrei? Sì, sono di origine ebraica, sono. Quindi le banche, quando c'è stata la seconda Allora, guerra mondiale, le sì. banche che hanno finanziato la seconda guerra mondiale di Hitler, i soldi delle banche, da dove li prendeva? Sì, hai fatto bene Sabina a ricordare perché mi sono dimenticato una cosa. Allora, Ok. durante il periodo di cui parlavamo prima, il Medioevo, dove diciamo i banchieri non erano visti tanto bene, dovete anche sapere che c'erano in Europa, c'erano delle leggi che vietavano agli ebrei, a chi apparteneva, diciamo, al popolo ebraico, di lavorare. Vietavano di lavorare. Allora, se io sono impedito nel lavorare, come faccio a sostenermi? Allora, praticamente questi hanno incominciato a studiare e quindi a tramandare anche i loro figli tutto quello che erano i meccanismi economici finanziari, cioè sono diventati degli studiosi. È per questo motivo che diciamo le maggiori banche sono ebree, proprio per quel motivo lì, perché nella storia gli era stato impedito di lavorare e quindi si sono specializzati in un'altra cosa, si sono specializzati. Ok? Quindi è ovvio che specializza oggi, specializza domani, nei secoli dei secoli, diventi un fenomeno e capisci che quel meccanismo lì può dominare il mondo, gli altri pensano solo a lavorare, non capiscono niente di cos'è una moneta, di come si usa, come nasce, questi sanno tutto, è un segreto che si sono sempre tenuti e continuano a tenersi perché non sapete, ma questo qui io non ve lo dico qui, cioè se organizzeremo qualche cosa io ve lo dirò. Vis-à-vis di persona, perché qui non lo voglio dire. Vi posso solo, diciamo, dare degli accenni per intuire alcune cose, ma non voglio dirlo qua. Però voi capite che questi si sono specializzati. Vengo alla tua domanda. Le banche ebraiche hanno finanziato Adolf Hitler agli inizi della sua carriera. Così come, questo poi anche Der Spiegel anni fa ha trovato un assegno che era stato dato a Lenin per fondare il Partito Comunista per poter, diciamo, abbattere l'impero dello zar Nicola II. Lo stesso Mussolini veniva finanziato, l'Avanti, perché Mussolini nasce come giornalista. L'Avanti, che era il giornale, diciamo, era l'organo di partito del Partito Socialista, veniva finanziato dall'Inghilterra. Quindi quello che dovete capire è che i soldi sono solo un mezzo, ma siccome tutto il mondo lo considera un valore, chiaramente viene utilizzato con questo scopo qui. E quindi se tu vuoi fondare un partito, se tu vuoi mettere in piedi qualche cosa, un conto se c'hai quattro spiccioli, un conto se da dietro qualcuno ti
finanzia fortemente. Questo qui, guardate, adesso faccio una piccola parentesi. Questo mezzo con cui ci stiamo, diciamo, intrattenendo, Google, Amazon, Facebook, adesso poi si chiama Metaverso, Sì. non pensiate che siano stati, sì, l'hanno fatto Apple, sì, i due ragazzini nella cantinella, sì, magari hanno avuto l'intuito, l'idea, lo sbusto, ma se non sei finanziato e fortemente finanziato, Non vai da nessuna parte. Non esci dal garage, non fai una cosa così a livello planetario, cioè toglietevelo dalla testa. Quindi dietro alle idee di qualche ragazzino, di qualche cosa, ci sono praticamente dei meccanismi che sono molto, ma molto più ampi, molto più grandi. Quindi questo è da dire. Allora, quindi io volevo dire, se la guerra è Sì, no, stata finanziata, finisco, aspetta, no, fammi fare, finisco vai. di darti la risposta. Ecco. Era stato finanziato perché era stato fatto l'accordo Balfour, cioè parliamo diciamo dei primi anni 20, perché sia in Germania e sia nella Russia zarista c'erano tantissimi ebrei e una certa elite voleva che gli ebrei ritornassero nella loro terra d'origine, nella loro terra promessa, che praticamente era la Palestina. E quindi sono stati questi personaggi sono stati finanziati perché, diciamo, in qualche modo indirizzassero, aiutassero il flusso degli ebrei tedeschi, degli ebrei russi, eccetera, eccetera, a ritornare nei territori della Palestina e in parte anche andare nel nuovo mondo che era l'America. Quello è stato l'accordo. Dopo che queste due persone, Stalin e Hitler, abbiano poi, diciamo, un po' sforato da quelli che erano i piani, quello è un altro discorso. Ma la storia inizia così. Se voi andate a spulciarvi nei libri di storia, andate a cercare i libri di storia, quelli che raccontano le cose come sono andate, sono stati finanziati proprio per agevolare questo flusso verso la Palestina. Poi dopo le cose sono andate diversamente perché uno è sfuggito da una parte, uno è sfuggito al controllo dall'altra e siamo arrivati a quello che siamo arrivati. Però ricordatevi che dagli accordi di Versailles, quando praticamente la Germania è stata messa in ginocchio, vi ricordate la Repubblica di Weimar? No, questa l'avrete sentita dire, dove l'inflazione praticamente tutti i giorni galoppava, andavano veramente a comprare una penna con le carriole di marchi. Praticamente la conseguenza è stata quella di fare una nuova guerra. E infatti siamo arrivati alla seconda guerra mondiale, ma già il terreno era già stato dissodato. Allora, vediamo, ci avete qualche domanda da fare, però allora io praticamente posso dire, ma se dopo la guerra è continuata e la famiglia Rothschild, non mi viene da dire, sì, ha Rothschild, continuato a finanziare la guerra a Hitler, a questo punto si è continuata a finanziare la guerra? Perché allora, io voglio sapere, perché se i Rothschild sì, sono ebrei e finanziano una guerra di Hitler bello, che fa quello che allora, fa agli ebrei, praticamente è come se gli stessi ebrei avessero fatto qualcosa, cioè un po' di concorso di colpa. Io la vorrei bella domanda. sapere. Adesso io te la spiego. Questo lo Allora, voglio capire. Cioè, io so che tu ammazzi qualcuno che è un mio parente, io non te li do i soldi per ammazzarlo, tra virgolette. Quindi io questo lo voglio capire. questi finanziamenti, bella domanda, giusto. Questi finanziamenti sono iniziati quando ancora Hitler non aveva emanato, come poi anche Mussolini in Italia, le leggi razziali, che vi ricordo che ce le abbiamo anche noi in Italia. Le abbiamo già avute perché anche in Italia ci sono state le leggi razziali. Sappiatelo che gli ebrei in Italia non potevano frequentare le scuole, non potevano prendere i mezzi pubblici. La storia si Neanche nei ripete. parchi potevano stare. 1938, andatevelo a cercare, vedrete che questo, ma ancora non erano state emanate le leggi razziali. Quando è che scoppia la seconda guerra mondiale? Perché tutti quanti dicono scoppia la seconda guerra mondiale quando Hitler invade la Polonia. E io dico no, no, quella è stata la scusa per dire che era iniziata la seconda guerra mondiale, ma quella lì non è stata la scintilla vera è un'altra. La scintilla vera è che a cavallo fra il 38 e il 39,
Hitler ha fatto una cosa che, diciamo, per le lobby bancarie, se fino allora avevano tollerato il fatto che si armasse, che la Germania si industrializzasse così tanto, che si espandesse, fregava e non fregava. Ma quando gli è andata a toccare una cosa importantissima, lì si è scatenata la guerra. E qual è quella data? La data è la nazionalizzazione della Reichsbank. La guerra scoppia per quello. Non scoppia perché Hitler ha invaso la Polonia. Anche perché, ripeto, se voi vi andate a vedere la storia, la Polonia, che era un reflo tra sì e no dell'impero austro-ungarico, Hitler aveva chiesto il corridoio di Danzica. Sto facendo la storia. Premetto che non sto facendo il tifo per nessuno, io racconto la storia. Quei 3 milioni di tedeschi che praticamente erano finiti sotto il governo polacco erano discriminati perché parlavano tedesco, erano di lingua tedesca, di tradizioni tedesche, e Hitler aveva chiesto il corridoio di Danzica come sbocco sul mare. Siccome erano pure discriminati, ad un certo punto era diventato abbastanza potente che ha detto: adesso basta discriminare questa parte del popolo, io quella è Germania e quindi rientra dentro i confini nazionali. Allora, tutti i libri di storia riportano che scoppia perché invade la Polonia. Sì, è vero che ha invaso la Polonia, ma per riprendersi quelli che erano già territori tedeschi. Ma la vera scintilla è la nazionalizzazione della Reichsbank. È lì che non ci hanno visto più, qualcuno non ci ha visto più, perché ha detto: come, amico caro, ma vuoi fare da solo? Vi do altri due indizi. L'autista di fiducia di Hitler era ebreo. È chiaro? Il ministro dell'economia, quello che, diciamo, dalla Repubblica di Weimar ha portato in alto l'economia tedesca con i certificati MEFO, Mechanischer Volkswirtschaft, era ebreo. Quindi non è che ce l'aveva con gli ebrei. Dopo è venuto il casino. Il casino è venuto dopo, quando praticamente sono arrivati al contrasto. Perché, diciamo, le lobby gli hanno detto: ok, fin qui ci puoi arrivare, ma quello non lo puoi toccare. E lui ha detto: ma come? Ma la Reichsbank è tedesca. E lì è scoppiato il casino. Perché quando tu, io vi ricordo quella frase di Rothschild, famosa, che disse: non mi importa quale governo c'è, l'importante è che mi diate il controllo della moneta. È chiaro? Quindi, che voi siate bianchi, che siate rossi, che siate blu o gialli, a me non frega niente. L'importante è che io in quella nazione lì o in quelle nazioni lì possa essere io quello che metto la moneta. Poi fate quello che volete, siete più di destra, più di sinistra, di mezzo, di sotto, di centro, non me ne frega niente. Perché tanto comando io. Io ho il controllo della moneta. Voi, chiunque siate, siete sempre sotto di me. Invece, a quel tempo, perché dopo poi Hitler aveva mire espansionistiche, ha detto: no, 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 adesso praticamente questa qui ritorna, e lì è scoppiato il putiferio. Quindi sappiate le ste cose, perché vi dicono sempre: perché ha invaso la Polonia? Sì, quella è stata la scusa. È come il bombardamento di Pearl Harbor, ci ha messo là quattro carrette del mare sgangherate, e poi gli hanno detto ai giapponesi, che hanno beccato come i paganelli nel molo: guardate che abbiamo tutta la flotta lì, quattro navi che praticamente dovevano andare allo sfascio, questi le hanno bombardate, gli altri hanno detto: avete visto? Entriamo in guerra perché loro ci hanno bombardato. Così, quello è lo schema. L'attentato di Sarajevo, dai, adesso non voglio fare tutta la storia, perché è sempre iniziano sempre così le entrate in guerra di qualcuno. Allora, qui non c'è nessuna domanda, non ci volete fare nessuna Vabbè. Dai. domanda, c'è solo la Katia in linea. Se non ci fate nessuna domanda, intanto io dico, cerchiamo di usare il meno possibile i pagamenti elettronici, Allora. perché abbiamo visto che, l'abbiamo detto anche l'altra settimana, le tessere, abbiamo le tessere, cerchiamo di, le tessere alla Coppa, la cosa, ok, magari lì non le usi per pagare, ma comunque dai dei dati, quello che Certo. mangiamo, quello che compriamo, Certo. sono tutti dati che noi alimentiamo questo sistema, che noi abbiamo questo sistema capitalistico che abbiamo visto che è fallito, perché Esatto. Esatto. qui stiamo praticamente mandando in KO tutta la nostra terra. Noi non possiamo continuare
consumare, consumare, riempire gli scaffali, questo sistema capitalistico che ancora non l'ha capito. Adesso vuoi sapere l'ultima? Di fronte all'ipermercato di Savignano, nel giro di 2 anni, c'è quella caserma Sì, che è tutta per... quella in disuso. Lo sai che c'è il progetto di costruire un Eurospin e fa... Cioè, di fronte All'altra una volta. all'Internet, andiamo a All'altra. costruire altri Bene. supermercati, 1500 metri quadrati di supermercato più in tutto Benissimo. 4.500, dopo ci saranno, faranno anche l'area commerciale non alimentare, ma io dico di Vieni da fronte me che ti vendo il maccherone a 5 al... Ma centesimi in io dico, meno, ma non ci me rendiamo lo... conto che per riempire tutti questi scaffali bisogna produrre, consumare la terra, l'acqua? Quanta acqua ci vuole? Allora. Cioè, qui dovremmo iniziare a chiudere i supermercati, non aprirli. Allora, vediamo se riusciamo a stimolare qualche domanda con... Cioè, io premetto, mi rendo conto che quando si entra nella materia finanziaria, nel denaro, io capisco che sia un mondo un po' nebuloso, però proprio perché è un mondo nebuloso, cerchiamo di renderlo un po' meno nebuloso e più comprensibile, perché se incominciamo a capire questi meccanismi, riusciamo anche a capire quelle che sono le politiche, come si muovono gli stati, perché si è fatta l'Unione Europea, perché il dollaro, perché l'euro, perché questo e perché quell'altro. Veniamo un attimo a, diciamo, all'attualità. Allora, molti di voi, quasi tutti chi ci sta ascoltando, saprete che il presidente della Russia ha chiesto praticamente il pagamento in rubli. Voi sapete che le guerre, le ultime guerre, diciamo quelle importanti, parlo dell'Iraq, parlo della Libia, per intenderci, adesso quella della Siria è un pochino diversa, sono state fatte, soprattutto quella in Iraq, diciamo quella in Libia c'è andata di conseguenza, perché quando era ancora vivo Saddam, lui aveva iniziato assieme anche all'Iran praticamente a commercializzare il greggio, il Brent, richiedendo pagamenti in euro, non più in dollari. Perché facciamo ancora un passo indietro. Chi ha un po' più di anni, la parola petrodollari. Vi dice niente perché petrodollari? Perché diciamo il dollaro era la divisa mondiale e con quella divisa lì, con quella moneta lì, praticamente si facevano i contratti per gli acquisti di materia prima di greggio. Ve li ricordate? Quindi il dollaro ha avuto per decenni la fortuna di essere la moneta che poteva fare quello che voleva. In che senso? Che dal 1971, quando è terminato il gold standard, ma già anche prima del 1971, era stata prodotta una quantità di dollari talmente elevata che le riserve d'oro non l'avrebbero coperta, quindi già erano andati oltre. Adesso la moneta si chiama fiat, perché praticamente non ha più il sottostante ed è emessa così, si può fare con un click, si può fare con una stampante, non ha più il sottostante. Quindi se la credi che quella è la mia moneta, l'euro, io ve l'ho spiegato in una puntata, vi ricordo che ve le fate vedere le banconote, che cosa c'è scritto sopra, eccetera, eccetera. Bene, allora che cosa succede? Succede che ad un certo punto agli Stati Uniti non sta più bene il fatto che il dollaro venga messo da parte, perché diciamo la moneta che volevano Saddam e che voleva diciamo anche Gheddafi era l'euro, e quindi voleva dire essere messi in disparte, e quindi è stata fatta la guerra per ripristinare gli interessi di oltreoceano, eccetera, eccetera, con tutte le conseguenze. ISIS, aumenti dei prezzi, sconvolgimento politico, eccetera, eccetera. Noi poi, quando hanno bombardato la Libia, come italiani ci abbiamo guadagnato, perché praticamente prima il petrolio, il gas lo pagavamo poco, adesso lo paghiamo tanto, perché siamo furbi e non ci facciamo mancare niente. Adesso che hanno fatto le restrizioni e vogliono pure
incattivire le restrizioni verso la Russia, quello che dovete capire, ecco perché è importante capire questi meccanismi qua, quelli che ci lasceranno le penne siamo noi europei, a cominciare da Germania e Italia, saranno i due paesi che ci lasceranno di più le penne, perché siamo degli stupidi, siamo, perché non capiamo i meccanismi finanziari. Che cosa è successo? Hanno congelato, sapete che hanno congelato i conti, gli investimenti russi, glieli hanno bloccati. Allora questo qua che cosa ha detto? Perché è qui che viene la ciccia, ha detto, ah sì, adesso visto che io... Perché ancora sta continuando, visto che sta continuando a fornire petrolio e gas, ma ha detto da questo momento non me lo pagate più in dollari, da questo momento me lo pagate in rubli. Se lo volete, bene, se no io chiudo il rubinetto. Allora veniamo alla situazione dell'Italia, ma l'Europa assieme a lei. L'Italia importa il 40% di gas. Il gas. Ricordatevi che non è solo quello per fare, per cucinare la pasta o per riscaldare i termosifoni a casa vostra. Il gas serve per fare l'energia elettrica, per caricare la vostra macchinina elettrica, per mandare avanti le industrie, per mandare avanti questi cosi qui che sono il digitale, le carte di credito. Pensate se viene a meno la corrente elettrica, con cosa pagate? Provate a pensarci. Allora, noi il 40% dell'energia elettrica la facciamo con il gas russo. Questo ha detto: se volete, lo volete adesso me lo pagate in rubli, se no io non vi do più niente. Allora, noi che siamo molto furbi, abbiamo fatto degli accordi con gli Stati Uniti, tutti contenti perché così l'Europa cola a picco, perché siamo intelligenti, perché abbiamo il governo dei migliori, compriamo il gas di scisto dagli Stati Uniti, pagandolo molto di più, inquinando tantissimo di più, con i rigassificatori che distruggono tutto l'ambiente marino, perché noi siamo furbi. No? Quindi facciamone ancora di più di sanzioni alla Russia, che così ci impoveriamo ancora di più. Oltretutto, e adesso la chiudo, vediamo se ho stimolato qualche domanda. Dovete sapere che la Cina ha stretto ancora più accordi per il petrolio e il gas russo. La banca cinese praticamente ha espanso la sua capacità facendo praticamente da cambia valute da dollari a rublo per poter acquistare quella cosa là. Quindi la Cina sta guadagnando ancora di più come se non bastasse. Ma vi dico di più, questi accordi sono stati fatti anche con l'India. Allora, se io come nazione che ho una materia prima vera, non i click virtuali, perché con i click e con la finanza non si mangia col grano, col pane, col latte, con la carne, con quella roba lì, con i prodotti veri fatti dal lavoro, non con i click di quelli in giacca e cravatta che non so, fanno solo del casino. Quando la Russia vende il gas alla Cina, quando la Russia vende il gas all'India, accetta anche praticamente la moneta indiana. Ma quando incamera tanti miliardi di moneta indiana, secondo voi per rispenderla che cosa fa? Compra prodotti dall'India per ridargli indietro la sua moneta, compra prodotti dalla Cina per ridargli indietro lo yuan. E quindi, signora Europa, che cosa compra da te la Russia? Niente. Ma facciamogli le sanzioni, facciamogliene tante di sanzioni, che così andiamo ancora più a fondo, invece di dire smettiamola, troviamo un accordo, ridateci il gas ai prezzi normali, riportiamo l'economia perché sennò la gente si trova in difficoltà, noi ancora più sanzioni. Bello. Così si fa E l'economia. poi ci battiamo anche le mani! Abbiamo il governo dei migliori, stiamo andando a fondo, vai. Bello. Perché così danneggiamo la Russia. La Russia se ne frega, gli si sono aperti due mercati ancora più grandi di quelli che possono essere i mercati europei. Siamo proprio fuori di testa, siamo. È che Draghi non affonda con noi. Io Vabbè, spero che. ma Draghi è mandato dalle oligarchie d'oltreatlantico, anzi sono contente che noi andiamo a fondo. È venuto apposta. Allora,
Alice, seguo da poco. Su quali libri bisogna studiare la storia e la geopolitica? Sui libri di testo scolastici tutto ciò non viene raccontato. Certo, faccio una piccola giusto. Allora, ricordatevi che quando due nazioni sono in conflitto, la storia viene scritta dai vincitori, non viene mai scritta dai vinti. E i vincitori la racconteranno sempre a modo loro. Quindi, se volete sapere le cose un po' più, diciamo, nell'intimo, è ovvio che i libri di storia classici, quelli lasciateli perdere. Dovete cercare qualche altra fonte un po' più consistente, quindi diciamo quello che potete trovare in certe biblioteche, in certe cose, perché per poter capire quella che è stata la storia dell'ultima guerra mondiale, le conseguenze e da che cosa è stata creata, bisogna andarsene a cercare un pochino. Nei libri di storia non c'è scritto questo qua. Quindi Alice, visto che ti sei collegata adesso, non so se hai ascoltato il mio discorso iniziale, facevo anche l'esempio di questo. Quindi magari quando adesso chiuderemo la diretta, potrai Cioè, ascoltarti il se discorso guarda, iniziale che ho possiamo far fatto. vedere così magari qualcuno che si è collegato adesso. Guarda, io ho Ecco. fatto vedere questi due testi. Guarda, le conseguenze economiche della pace. Questo qui è, diciamo, un resoconto di un trattato che è stato fatto durante la prima guerra mondiale e grazie, diciamo, agli errori commessi, errori voluti, non voluti, dopo lì bisognerebbe ognuno ci faccia la sua idea. Praticamente sono stati propedeutici per poter fare la seconda guerra mondiale. Poi, se qualcuno vuol sapere di più, come, un po' di più di come funzionano certi meccanismi finanziari, guardate, c'è questo libro qui, li trovate entrambi in libreria, li trovate e quindi potete saperne un po' di più, diciamo, di come è la storia. Allora, Katia, è vero, incredibile, sembra incredibile, ma purtroppo è vero, incredibile, vero, cioè facciamo il contrario, di vero, incredibile, incredibile, vero, purtroppo. Valentino ci saluta, Alice ci saluta, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie. Baldrati Luca, vediamo cosa scrive. Baldrati Luca, il sistema economico e finanziario mondiale ha prodotto negli ultimi 50 anni titoli spazzatura e derivati tossici per bilioni, forse vuole scrivere, Billione, billione. 16 milioni di miliardi di dollari e euro. Ho paura che l'unico sistema per azzerare tutto e fare ripartire il giochino sarà un conflitto mondiale totale. Perfetto. Perfetto, è quello che dicono anche loro nei loro consessi, quelli un po' bui. Cioè, a loro, adesso la prossima volta vi porto quel coso, quel report che parla appunto di queste cose qui, ma ve l'anticipo. I conflitti mondiali, e guardate che poi anche lì io ci tengo a puntualizzare queste cose. Quando sento parlare di conflitti mondiali, io cerco sempre di spostarvi il focus. Ricordatevi che sono mondiali mondiali, ma guarda caso sempre avvenuti in Europa. Quindi America. si dovrebbe sempre parlare di conflitti europei in Europa con la copartecipazione di qualcuno da fuori. Perché stranamente i conflitti, se dovesse iniziare il terzo conflitto, ricordate che Russia e Ucraina sono di nuovo in Europa, eh? Siamo qui, siamo. Quindi sempre qui, perché da oltre Atlantico sanno che chi domina l'Europa domina il mondo. Quindi sempre qua sono questi conflitti. Ed è vero quello che diceva questo signore qui. Luca. Sì, perché effettivamente è così, è così. Cioè, io quando è stato, mi sembra, due incontri fa, vi ho spiegato così velocemente, perché l'argomento sarebbe enorme, di che cosa sono i derivati. I derivati proprio schematissimissimamente sono delle scommesse. Provate a pensare adesso che il prezzo della benzina, perché questi sono shock economici voluti, il prezzo della benzina è andato su, quindi il prezzo del petrolio, il prezzo della benzina, ma di conseguenza, diciamo, si traina dietro tutti i prezzi delle materie prime. Provate a pensare a quelli che hanno fatto le scommesse sul fatto che, ad esempio, i cereali sarebbero aumentati, ma non fanno scommesse di un dollaro. Fanno scommesse per bilioni di dollari e quelli son derivati, sono. Quindi pensate al guadagno che può avere, che avranno certi consessi finanziari a discapito della,
aumentata povertà di altri che moriranno di fame. Ma questi non gliene frega niente, non gliene frega. L'importante è che il conto con gli zeri si allunghi. Sono fatti apposta queste cose qui, eh? Guardate che anche questa provocazione fatta utilizzando purtroppo, dico purtroppo, il popolo ucraino, che adesso si sta rendendo conto di quello che sta succedendo, perché in questi 8 anni non si era accorto bene di cosa stava succedendo nel Donbass. Ma se voi andate a vedere le interviste, quelle vere, non quelle coi videogiochi, perché quelle lì, quelle le lasciamo o i giornali mainstream. Il popolo ucraino viene tenuto in ostaggio, non li fanno uscire dalle città perché così dicono: se per caso tu russo ti sbagli a bombardare, bombardi un condominio dove magari in un piano ci mettiamo i civili, in un piano ci mettiamo le nostre milizie, in un altro piano ci rimettiamo i civili e li costringiamo a stare lì, se per caso una bomba cade lì, noi diciamo che tu hai sterminato la popolazione, non che lì c'era un coso di militari. Fanno apposta, gli hanno detto che le città sono tutte minate. E allora come fanno i giornalisti ad andare avanti e indietro se le città sono tutte minate? Invece dicono: no, dovete stare lì perché così non dai modo a quell'altro di avanzare, perché deve avanzare veramente con i piedi di piombo per non combinare ulteriori casini. Sempre premesso che siamo contro la guerra, eh? Questo è chiaro, però cerchiamo di capire come funzionano questi meccanismi e perché sta andando alla lunga. Poi guardavo proprio una rassegna stampa stamattina, ti dicono che la Russia è in crisi, blah, 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 e poi praticamente Zelensky sta preparando il coso perché si sta arrendendo. È lì, no? Quello che si legge poi tra le righe, si sta arrendendo, anche se lo invitano alla notte degli Oscar e tutte quelle robe lì. Però praticamente si sta, perché siamo arrivati alla frutta, siamo arrivati. Allora, dobbiamo capire che quelle cose lì sono fatte poi per danneggiare da un'altra parte. In questo momento il popolo, i popoli che avranno più danneggiamento da quello che sta succedendo sono i popoli europei. Noi siamo tra l'incudine e il martello. Allora, Valentino, il dollaro è la divisa di riferimento del mercato internazionale per gli scambi commerciali. Vero, vero. E infatti gli Stati Uniti lottano con unghie e con denti perché questo rimanga nei secoli dei secoli. Ma invece il Amen. mondo, perché con il globalismo stavano riuscendo a far diventare il mondo unipolare, adesso anche gli Stati Uniti si stanno svegliando come a uno che gli tiri un secchio d'acqua gelata, che forse il mondo è un po' più multipolare, perché ci sono anche altre potenze, sia militari sia economiche, che non sono molto d'accordo con quello che stai facendo. Quindi anche loro si stanno rendendo conto che il loro progetto di universo unipolare si sta un po' sgretolando. Il globalismo, questo poi, se voi andate a leggere anche, diciamo, nelle rassegne finanziarie, non sui giornaletti, quelli lì che vendono nelle edicole, proprio nelle rassegne finanziarie, lo stanno dicendo. Lo stanno dicendo, praticamente si stanno veramente preoccupando perché guardate che non so chi di voi ci sta seguendo, se sa chi è BlackRock, il più grande fondo di investimento, perché BlackRock, Vanguard, Sixth Street sono un etrino, sono quelli che dominano tutta la finanza mondiale. L'amministratore delegato di BlackRock incomincia a drizzare le orecchie perché tutti i progetti stanno un pochino criccando, li aggiusteranno, ma non come volevano loro, perché le cose stanno veramente cambiando, perché finché si trattava di avere gli scambi soltanto in dollari, tutto bene, ma adesso che questo qua vuole essere pagato in rubli, il casino cambia, anche perché, ricordatevi, io prima ho parlato della moneta fiat, allora quando le monete erano, diciamo, sostenute dal metallo prezioso, che poi non sarebbe neanche giusto, ma sostenute dal metallo prezioso, avevano un valore, ma dal 1971, dal 15 agosto, sono diventate fiat, non sono più sostenute da niente. Cioè, o credi che questa sia la mia moneta valida, oppure non credi niente. Gli Stati Uniti l'hanno imposto anche con le bombe, questo qui. Ma quello che il mondo unipolare non aveva considerato, non si aspettava, che quest'altro dall'altra parte ha detto: ah sì, allora questa è la mia moneta, si chiama rublo ed è sostenuto dalle materie prime.
Tu, Stati Uniti, che cos'è che c'hai a sostegno della tua? Perché con loro non si magna, col gas ci si scalda, si fa l'energia elettrica e si cucinano i maccheroni. Col tuo oro che cosa si fa? Stiamo arrivando a questo, eh? E forse è ora che il mondo si svegli, perché quello che conta sono il lavoro, i servizi, il lavoro che produce le materie, che produce il grano, che produce tutto quello che serve al sostentamento dell'essere umano. La finanza è tutta cacca. Praticamente. Allora, Gabriella, ma si può tornare a battere moneta nazionale e sganciare l'euro? Yes. Brava Antonella. Allora, Gabriella. Gabriella, scusi. Allora, rinfreschiamo la memoria col nostro libriccino che si chiama Costituzione. Dice, non vi leggo il primo comma perché lo sapete, la Repubblica, leggiamo il secondo. Il secondo dice, la sovranità appartiene al popolo, poi prosegue, mi fermo alla virgola. Io, quando abbiamo fatto gli incontri, ho detto, qual è la sovranità che deve, la prima sovranità, perché tante ne devono appartenere al popolo, ma la prima sovranità che deve appartenere al popolo, qual è? La sovranità monetaria. Siccome noi siamo ancora una repubblica, anche se qualcuno dice di no, anche se c'è qualcuno là che fa finta di no, che disfa, fa, allora, popolo, svegliamoci, noi da domani potremmo battere moneta, però alt quello che io ho detto. Guardate che noi con un decreto speciale potremmo uscire dall'euro anche in questo momento qui, ma il problema non è uscire dall'euro, il problema è il giorno dopo, perché quando il giorno dopo l'euro tu lo togli, quando vai a fare il bancomat, quando vai in banca a fare una transazione, quando fai, con cosa la fai? Se non ti sei preparato prima la moneta nazionale, con cosa lo fai? Uno. Secondo, adesso non voglio parlare del nostro ministro degli esteri, perché sarebbe bene che ritornasse a vendere le gazzose e le Coca-Cola da dove veniva, perché non ci arriva a capire queste robe qua. Ma anche quando vai sui mercati internazionali per acquistare l'energia, perché l'Italia è una nazione di trasformazione dei prodotti, delle materie prime, non abbiamo materie prime. Quindi, quando vai, con cosa lo paghi? Quindi, se tu non hai fatto prima tutta una politica preparatoria, tutti accordi perché la tua moneta sia valutata, sia, diciamo, accettata, creduta sul mercato, è ovvio che non è che puoi passare dall'euro e ritornare alla lira o quello che si chiamerà così di punto in bianco. Cioè, capiamoli questi meccanismi. La nostra Costituzione ci permette, dove doveva intervenire la nostra Costituzione è quando qualcuno, certo Prodi romano, ha detto entriamo nell'euro, qui i nostri costituzionalisti gli dovevano dire, ehi, signor Mortadella, la Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, se ci facciamo stampare l'euro da una banca privata, la sovranità, il popolo se l'è fumata, lì dovevano intervenire. Con questo non significa che non si possa ritornare alla moneta nazionale, anzi si deve ritornare. Però voi capite che il processo è molto più lungo, perché bisogna preparare il terreno perché la nostra moneta possa essere scambiata sui mercati internazionali. Ho stretto molto il concetto, però dai, abbiamo capito. Si capisce. E compriamo il gas di una nave dagli Stati Uniti, Luca. Viva l'ecologia, viva. Perché viene con l'acqua minerale qua la nostra nave. Andrea, vediamo cosa dici. I ministri e Draghi non sono stupidi, infatti quando dicono che sono ignoranti, non sono ignoranti, loro la sanno. Sono tutt'altro che ignoranti. Ecco. Cioè, se prendiamo uno come il Bibitaro, quello è stupido. Se prendiamo uno come Franceschini, che vuole andare a ricostruire il teatro a Mariupol, quando praticamente c'è Amatrice che è ancora in coso, quando c'è gli scavi là a Pompei che crollano, quelli sono due ministri un po' stupidotti, ma quelli fanno parte della banda. Ma chi è nella cabina cosiddetta di regia, quelli non sono stupidi, quelli sono tutt'altro che stupidi. Remano contro l'economia italiana perché ci hanno venduti da tempo.
Giuseppe, ciao e buona giornata. Buona giornata. Gaetana dice: noi da quando siamo entrati nella UE abbiamo perso tutto. Dalla quarta potenza mondiale siamo diventati la colonia dell'America, Germania e Francia, grazie a chi ha Prodi e ultimamente, l'ha detto anche lei, con il governo dei migliori che nessuno ha votato. Tenete conto che comunque eravamo già in parte una colonia, anche perché quando ci sono venuti a meno, diciamo aiutati a venire a meno, due personaggi come Mattei e come Moro, voi capite che da, diciamo, prima Mattei e poi il delitto Moro, praticamente l'Italia non ha più avuto i numeri, i veri numeri uni. Perché Mattei aveva fatto una politica energetica che aveva portato l'Italia in cima al mondo. E se ancora adesso gli italiani hanno una certa credibilità nel mondo arabo, è grazie alle politiche di Mattei che consentiva anche a questi paesi di poter avere i guadagni dalle materie prime, a differenza di quelli delle sette sorelle di Oltreatlantico, poi c'è una sorella anche in Inghilterra che è la British Petroleum, che praticamente li sfruttavano e continuano a sfruttarli anche con meccanismi finanziari, ma adesso non c'è tempo di spiegare come li hanno praticamente presi per i coglioni e portati dentro la borsa, costretti ad entrare in borsa. Adesso sarebbe lungo da spiegare, ma Mattei faceva delle politiche che lasciava veramente ampio respiro. Gli italiani in Medio Oriente erano portati veramente, cioè quando si parlava di italiani, erano gli italiani, capito? Adesso no, adesso siamo le pezze da piedi. Moro fece un altro coso, io ve le ho fatte vedere le 500 lire di Moro con la scritta Repubblica Italiana. Quella è stata quella lì, serie Mercurio e serie Artemisia, le uniche, diciamo, monete da quando esiste la Repubblica Italiana, dal 1861, l'unica banconota, l'unica carta moneta emessa a credito del popolo italiano e non a debito. Quindi adesso non mi fate dire troppa roba che non c'è tempo e non la Vabbè, voglio dire. anche siamo 1:11, dai. Allora, Valentino, speculazione finanziaria internazionale, la conseguenza dei trattati con l'evento dell'euro dove i politici europei hanno aderito e hanno dovuto sottomettersi a parte della sovranità. Sì, perché praticamente abbiamo delle mezze calzette che non sono in grado, sono praticamente. Ma perché prendo le mezze calzette? Perché se tu metti al governo una mezza calzetta che sta ai tuoi ordini, vi ricordate quando vi ho letto i punti di Rothschild? Scegliere i politici in maniera tale che servono al nostro gioco. Praticamente abbiamo delle marionette. Cioè, anche questo qui che è lì, questo nonno banchiere, ma chi pensate che sia? Questo, diciamo, è una marionetta un po' più di rango, un pelino più elevato rispetto alle altre marionette che è sotto, ma questo gli telefonano. L'avete mai visto parlare a braccio come sto parlando io, sta parlando Sabina in questo momento? Questo se non legge, questo deve leggere anche Buonasera. Legge sempre legge, perché non sa neanche cosa dire, questo non è un politico. Un attore, È un Beh sì, è una marionetta. Gli scrivono che cosa deve dire. Pensate che sia stato lui a portare, diciamo, l'Italia in qualche modo in guerra? Questo gli hanno scritto il discorso, leggi questo, di questo, e basta. Non conta niente, non conta. Per quello che io dico, sì, mandiamoli via, ma capiamo perché sono lì, perché se no ne vengono degli altri uguali, altri, ne hanno di marionette, ne hanno il magazzino pieno di marionette. Allora, quando siamo l'Inghilterra, quando era entrata nell'Europa, la sua moneta è rimasta la sterlina. Ma però vi ricordo che ci sono altri due paesi nell'Unione Europea che hanno la loro moneta, che è la Svezia e la Danimarca. Quindi hanno, diciamo, seguono i trattati europei, il trattato di Lisbona, eccetera, eccetera, quelle che sono le cose. Però ricordatevi che loro hanno conservato la loro moneta. Invece noi cosa ci hanno raccontato? Che dovevamo entrare per la lira per... Oh, assolutamente, disastro, non si può stare nell'Unione Europea se non c'hai l'euro. Non è vero niente, perché la Svezia ci sta, la Danimarca pure e l'Inghilterra anche, Che quando erano... poi mi sembra che l'Inghilterra è stata una delle promotrici dell'euro, Certo, però lui, guarda caso, dopo c'è la sua moneta, ma quindi certamente anche perché voi capite che insomma. avendo conservato la propria moneta, quando hanno fatto l'uscita dall'euro, è stato molto più semplice il passaggio.
perché tu avendo conservato la tua moneta, quindi altri i mercati, eccetera, eccetera, è più facile, a parte che poi Londra c'è quel miglio quadrato che è il centro del mondo finanziario e vabbè, quindi ulteriore, però avendo conservato la propria moneta, praticamente è stato più facile l'uscita, così come sarebbe più facile l'uscita per la Svezia o per la Danimarca. Non che sia impossibile per l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, però voi capite che sono dei meccanismi che sono da preparare. Un po' più Perché se noi complicati. ritorniamo alla lira, la nostra lira non è creduta sui mercati, non ti vendono una goccia di petrolio e neanche un centimetro cubo di gas. Avete capito qual è il discorso? Dall'altra parte, scusa, mi Vai, allargo vai. un attimo. Se ricordatevi che sul territorio italiano ci sono molte, perché dopo l'economia bisogna capirla, l'economia abbinata alla finanza. Ascoltate bene, mi allargo un attimo. Sì, va. Siccome sul territorio italiano abbiamo molte multinazionali straniere, se lo Stato italiano dice ok, multinazionale straniera, io adesso emetto la lira. Pensi che la mia moneta sia così carta straccia? Bene, allora io le tasse le voglio pagate solo nella mia moneta. Non voglio dollari, non voglio euro, non voglio yen, yuan, né cazzi né mazzi. Voglio la mia moneta. Allora a quel punto lì costringi, diciamo, le multinazionali o gli scambisti di cose ad approvvigionarsi della tua moneta. Allora la tua moneta può prendere valore. Ma qui, e gli economisti li abbiamo in grado di fare queste cose, sono i politici che non abbiamo. Sono i politici che non abbiamo. Veramente abbiamo delle mezze calzette, burattini che sono praticamente teleguidati dall'altra parte dell'oceano e dall'altra parte della Manica. E quello è il problema vero. Allora, si potrebbe fare in Italia una moneta complementare, il Sì. discorso è sempre quello che abbiamo detto, mi Sì, sembra, vai. la moneta complementare, diciamo, aiuta, però vi ricordo che può essere soltanto una moneta che può essere a livello locale o provinciale, perché se un comune ti dice come me le paghi le tasse, me le paghi in euro, se non mi porti gli euro, io la tua moneta locale non l'accetto. Non so se capite il coso. Quindi ecco perché le monete locali aiutano il commercio locale e queste qui, diciamo, possono fare un pochino da salvagente, ben vengano. Ma quello che dobbiamo capire è che l'Italia dovrebbe fare una politica monetaria nazionale se vogliamo ritornare ad essere l'Italia. Allora, Gaetana, quando siamo andati a votare e eletto l'ultimo governo, si voleva come ministro Savona, con aveva, forse non so se con aveva, un piano B per l'economia, invece Mattarella l'ha toppato. Allora, adesso come si chiama questo signore? Gaetana. Gaetana. Allora, signora Gaetana, mi guardi bene. Certo, ovviamente. Io su queste cose qui ci spulcio, ci guardo. Quello che ci hanno raccontato che se fosse venuto Savona sarebbe venuto il Salvatore, la prego di credermi, non è così. Perché se lei si prende la briga di andare a leggere il piano A, perché c'era un piano A e un piano B di Savona, era un piano comunque sdraiato sull'Europa. Allora, il fatto che il presidente che c'è adesso, che era anche quello di prima, non l'abbia voluto è un fatto grave, perché il presidente della Repubblica, anche se è vero che i ministri giurano nelle mani, l'abbiamo spiegato, eccetera, eccetera, però in quel caso lì comunque vale sempre la regola che il popolo è sovrano, quindi non doveva mettersi in mezzo, doveva lasciare che Savona diventasse ministro dell'economia. Ma se Savona fosse diventato ministro dell'economia, saremmo di nuovo in questa situazione qua, eh? Perché se voi vi andate a leggere il piano A e il piano B di Savona, ricordatevi che Savona fa parte dell'establishment, 50 anni di establishment, quindi non è che faceva il Che Guevara. Non era così, eh? Non era così, perché quando l'Europa alzava un pochino la voce, Savona sarebbe rientrato nei ranghi e non saremmo mai passati dall'euro alla lira, perché non era in grado, non ne aveva voglia, eccetera, eccetera. Io vi prego, quello su cui concordo, che Mattarella non doveva mettersi in mezzo, perché
quando viene scelto un ministro da un, diciamo, dalla formazione di un governo che ha avuto, diciamo, un suffragio popolare, che erano decenni che non si aveva un suffragio popolare così, doveva lasciar fare, non mettersi nel mezzo. Ma dopo lì sono entrati altri meccanismi. Ma se voi andate a leggere, ripeto, dopo concludo, il piano A e il piano B di Savona, andatevelo a leggere bene, magari la prossima volta fatemi delle domande, se vedete, era sdraiato sull'Europa. L'ultima, poi dopo basta perché siamo, L'ultima. eh. L'utilizzo dei mini bot potrebbe essere utile. Ah, dopo Luca, Sì, basta, no. basta domande. Sì, no, Sì, no, sì. no, Cioè, no. i mini Vediamolo per la bot prossima è un volta. po' il discorso della moneta locale, però diciamo in questo caso un po' meglio, nel senso che come erano stati progettati i mini bot, e qui ripeto, sono sempre scelte politiche. Se i mini bot, ascoltatemi bene, fossero stati accettati per poter pagare le tasse, sarebbero stato un toccasana. Siccome dopo poi no, non se n'è fatto niente, ma proprio perché non volevano essere accettati come pagamento delle tasse. Perché se tu accetti una moneta che può pagare le tasse, è ovvio che diventa una moneta nazionale. Quella è una vera moneta parallela all'euro, perché io li accetto perché il mio comune, quando pago le tasse, gli posso dare anche quelli. Quella era una vera moneta parallela. Ma infatti non l'hanno fatta andare avanti, proprio perché era un sistema valido che avrebbe consentito col tempo, diciamo in tempi più lunghi ma più tranquilli, di poter col tempo uscire dall'euro. Erano giusti. Io quando li presentarono, dissi: speriamo che ci siano dei governi che abbiano il coraggio di metterli in atto. Infatti poi abbiamo visto i governi, coda tra le gambe, tutti sotto la sottana, prima di Conte, poi di Draghi, e non se n'è fatto più niente. Ma quelle lì sarebbe ancora uno strumento valido, ma ci vuole un governo che abbia un governo nuovo, vero, che rappresenti gli italiani, che abbia il coraggio di metterli in atto, perché quelli lì erano previsti per poter pagare le tasse, e qui entriamo in un altro mondo. L'ultima domanda stupida, dice Luca, in un'eventuale uscita dell'Italia dalla UE, non è possibile mantenere per un certo periodo l'euro da affiancare nel tempo con una moneta di pari valore chiamata euro-lira e battuta totalmente in Italia? Dopo di questa domanda non rispondiamo più. Sì, no, mi dice sempre sì, no. È ovvio che Sì, se no. noi, è ovvio che se noi usciamo dall'Unione Europea, l'Unione Europea per ripicca cosa ti dice? Non t'azzardare a fare una moneta parallela che si chiami euro o a sfruttarmi in quella maniera lì. Ecco perché è difficile. È stato più facile far entrare l'Italia ed è più difficile riportarla fuori. Non che non si possa fare, perché chiaramente te ne farebbero di tutti i colori, ti metterebbero i bastoni tra le ruote, perché voi dovete pensare, se rimaniamo dentro i nostri confini, se potessimo rimanere dentro i nostri confini, potremmo farlo. Ma siccome abbiamo bisogno di importare le materie prime sono controllate dalle oligarchie, e le oligarchie sono anche quelle che hanno fatto fare l'Unione Europea, proprio per distruggere l'Unione Europea. Se c'è una nazione che si ribella, cosa fanno? È ovvio che cercano di segargli le gambe. Quindi, ah, ti servono le materie prime? Con quale moneta ci vuoi pagare tu le materie prime? Ma io vorrei. Non la vogliamo. Avete capito? E quindi ti costringono. Allora, quello che sarebbe. Torno un po' a ripetere il discorso, quello che sarebbe importante. Ecco perché non si può avere un ministro degli esteri che dice delle cose così. Diciamo del ministro russo, del primo ministro russo, perché se noi facessimo degli accordi per l'approvvigionamento dell'energia, noi potremmo pagare anche con la nostra moneta l'energia russa e l'accetterebbero, perché loro hanno sempre avuto dei grandi scambi con l'Italia. Se trovi delle nazioni che ti vendono il petrolio e lo lasciano pagare con la tua moneta, tieni anche conto che poi avresti la possibilità, loro incamerando la tua moneta, di ripagarti i prodotti con la tua moneta, quindi metteresti in moto un volano virtuoso. Capito? Solo che questi qua, se tu esci, faranno di tutto per metterti i bastoni fra le gambe, fra le ruote. Ecco perché ci vuole la politica vera, non i burattini. Quei burattini non andranno da nessuna parte.
Allora. Ci sarebbe qui da parlare di... Vabbè, allora, quindi diciamo che uniamo i puntini, la prossima settimana uniremo un altro Comunque punto. ringrazio chi ha fatto le domande perché io mi rendo conto che è una materia un po' ostica, un po' complicata, perché delle volte si preferisce parlare di cose più futili, di cose più parlabili, ma poi la vera ciccia di quello che è la vita di tutti i giorni è proprio questa. Allora, condividete il video, mettete mi piace. Quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Iniziamo a dare anche dei compiti, usiamo il meno possibile la moneta virtuale perché il sistema lo alimentiamo noi. Quindi, se noi usiamo i soldi in contanti, forse ci metteranno più tempo a toglierceli. Non lo so. Iniziamo a mettere un po' di mani negli ingranaggi. Sì. Basta moneta, cerchiamo di non usare le tessere quando andiamo a comprare nei supermercati. Andiamo a comprare il meno possibile nei supermercati, compriamo nei mercati e nei negozietti. Cerchiamoci di darci delle regole, serve o non serve. Intanto diamo fastidio a questo sistema che ci vuole portare via tutta la nostra libertà. E allora noi, ancora che un po' l'abbiamo, scegliamo. Adesso che possiamo scegliere, perché magari la scelta di oggi fa sì che il loro piano di domani non vada avanti. Sì, cioè, ricordiamo che questo qui, diciamo, è stato il primo incontro di questo nuovo ciclo, chiamiamolo ciclo, uniamo i puntini. La prossima volta, diciamo, riprenderemo da qui, daremo, diciamo, altre informazioni, altre cose per capire meglio che cos'è la moneta, come funziona sui mercati, per dare degli spunti per incominciare ad aprire un pochino la mente e la visione su quelli che sono i prodotti finanziari, su come avvantaggiano, danneggiano, eccetera, Quindi vi eccetera. diamo Quindi, appuntamento al prossimo lunedì, circa sempre alle 14:30 in diretta con Gioia Emilia Romagna e con Sauro. ciao, buon Ciao a pomeriggio, mi tutti. raccomando, condividete, eh?